Scusate, c'è stato un problema, la diretta si è interrotta. Comunque, il vantaggio del Milan di origine più largo per fuori gioco al gol di Renzi in testa. Nel momento fermi sul gioco di 0-0. E va bene, dai, ora lo facciamo il gol, dai. Riuscito a coinvolgere rimessa dal sulla posta fondo panchina Milan, la c'è Cremonese Erika con un po' di che tempismo di prende. questo Sola secondo Erika, nel tempo. senso che poco prima di quel tocco di Origi sarebbe dovuto proprio uscire lui dal campo per lasciare posto a Leao, doppio cambio Ah, però devo appunto di uscire. Calulu per Chau. Cavolo, La non era lavandiera per il sempre tra le dopo. mani Per del entrare direttore del Leao, si può. Milan, però i giocatori sono seduti in panchina al momento. C'è anche l'aspetto psicologico, grazie a Federica, è molto interessante questa segnalazione. Sta per uscire Origi, però magari questo episodio lo può rimettere mentalmente, lo può connettere ancora di più alla partita. Magari questo è il pensiero di Pioli che vuole aspettare qualche minuto in più, vedremo. Intanto ciao per il possesso rossonero, Oh, tredicesimo della ciao, ripresa. come fai? Ciao, ciao. Palla per la Ah! strada, ci arriva comunque Dai, Rebic. vai, Rebi! Parte c'è Rebi! Escalante, Rebic con doppio passo, ancora Rebic, fallo Rosti possibile, fallo per Rebi! Sabbia, che Però è difensore rigore, della insiste Cremonese ancora il lontano. Milan, Ben Nasser, Nasser. altro appoggio, Tomori, Tomori. Castagnetti su di lui, palla larga, insiste il Milan, ancora dal lato mancino, dal quale era nata l'iniziativa del gol, poi annullato per offside. Ciao! Messias, Messias, elegante dopo ritacco Messias, verso Prendias, Brendias. tocco di Brendias, rigore, provato la a tagliare la palla Messias, molto aveva lontana, anticipato. cadendo sul Attenzione petto di però, Nasser, per appoggio Asser. nuovamente verso il Verso vindotto Kjaer. rossonero, quindi può provare ancora a impostare, Tomori. ma non se la sente qui Tomori perché c'è un po' Kjaer. di posizione davanti a lui. Kjaer è dato verticale dalla zona di Rebic, palla Rebic, dentro, mannaggia, nuova perché palla possibilità su. per Tomori, Tomori! pezza Il dentro della tiro di rete, Tomori! Alto, come si vede, Nasser è un po' legato, vuole alto. andare, ci poteva anche stare quella Ecco soluzione, Leao! tocco Leao lungo, che per cambia entrare, del Milan, Leao! entrano Calulu e Sono Leao, cambi. questo è Leao, offside, lui fa doppio la cambio Milan. Milan. Leao, che dici? Parecchio vuol dire, eh? Lui ha preso la traversa per il bordo. Entrano Leao al posto di Righi e Pier Calulu a posizione. Pier Calulu, Pier Calulu, Pier Calulu. Dai, comunque bravo Righi, dai, tutto bravo, anche se quasi non l'ha. Stai giocando comunque bene. Benassere, verso Leao che entra. Dentro Leao al Milan, posto posto di di palla, Origi, dentro Benassere. Calulu al posto di Çalhanoğlu, Bravi! che mi pare abbia risposto in una partita ovviamente con uno Messia! scarso coinvolgimento per i difensori, però comunque mi è sembrato, Tonali! diciamo, almeno sufficiente. Origi che ha Rebi! provato con Tonali! il gol, avete Rebi! visto la posizione irregolare qualche minuto fa, vedremo quello che potrà dare Ah, Leao, mannaggia! il suo contributo Passa la realizzativo, Cremonese! e proprio anche dal punto di vista Ma siamo arrivati al della 60° di capacità questo secondo di tempo! svegliare la squadra in Ora certi Tomori! momenti potrebbe essere importante, no? Di poter Verso inventare la giocata in qualsiasi ora per momento. Asser. Ma è quello il dubbio, già sei stata la prima occasione irregolare qualche minuto fa, Ercalu. vedremo quello che potrà dare Leao nel Ah. suo contributo. Ma è quello il dubbio, già sei stata la prima occasione. Allora Rebic Asser. starà un po' più Rebic, centralmente, Asser. andrà a svariare di meno. Della serco l'apertura, occhio a Balotelli, cross, prova Balotelli, cross, secondo cross! pallo, passa Cremonese, in anticipo su Messias, Ribattuto dai lungo calcio sulla difensori, sinistra, calcio d'angolo, rispondono calcio con il d'angolo gol per della il Milan. ripresa. Stanno per arrivare anche buon aiuto e Sernicola della formazione grigio-rossa e anche Okereke, triplo cambio in arrivo per la Cremonese, ve lo posso già Triplo cambio per la pronunciare, ma primo Cremonese. occhio al corner con Tonali sul punto di battuta Calcio con d'angolo! sei saltatori del Viene Milan, arriva battuto anche ora da Messias, ancora di nuovo Tonali! Messias, intervento Passa laterale via di difesa Castagnetti, della Cremonese, ma è Bennacer ancora in Milan. vantaggio su Palei, si Con rifugia su Tatarugiano. Benasser, ora. Ancora possesso Milan con Balotelli, tra i Pure, Diaz, prendi Dias, libera il di bolletto qualche spagnolo, metro, avanza! c'è Leao largo, Leao! eccolo servito. Quasi Leao, nessuno a chiare era passa, Leao, Leao, Balotelli, Leao, cross Leao! da Perde parte palle e di scivola, Leao, Leao, mannaggia! ottima tenuta, Riparte la riprende il Cremonese! pallone verticale subito verso Okereke Tarzano con Tatarugiano difende che è l'uscita della uscito, palla. Si ancora la stessa appresta, situazione rimessa dal di fondo. Okereke,
si è fatto sorprendere, è l'ultimo fallo della sua gara, anche perché il Lione è stato ammonito. E ora che è triplo, triplo A, cambio. Triplo cambio dunque della Cremonese. Entra un buon aiuto a Cernicola. Eccolo, appena al grande di lui. Allora, occhierei che al posto di Ciofani, cambio per il pacchetto offensivo, e anche per il pacchetto per Felix, che se Nicola al posto di Ghiglione, direi che insomma il cambio di Ghiglione è ovvio, anche se è stato bravissimo su questa scassata. Ma è arrivato il giorno duesimo di questo secondo tempo, dai ragazzi, andiamo, dai! Contro Leao, fresco, appena entrato in campo, era un azzardo troppo grande, dunque lì va il 17. E poi per il resto ovviamente vedremo che cosa potranno fare. Con la maglia numero 10, buon aiuto e soprattutto Bucherecchi. Avevamo detto che c'era... Comunque la richiesta ai due attaccanti della Cremonese è stata anche in fase difensiva e dispendio di energie notevole. Bucherecchi che è il miglior realizzatore della Cremonese, per carità, è a quota 3, dunque non è un dato clamoroso, però sugli 11 gol complessivi della formazione grigio-rossa, 3 portano la firma del numero 77 appena entrato. Occhio a Messias, Messias perde palla, riparte la Cremonese, attenzione! L'apertura a cercare ancora l'inserimento, poi ha sbagliato qui Cernicola, favorito. Riparto del Milan, possibilità per il Milan. Leo, dai Leo, 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 perde palla, Leo! Poi pallone che filtra, Prendias, oh, cade in aria Prendias, nessuno della parte si sia lamentato di nulla. Rivediamo intervento giudicato sul pallone dal direttore di gara. Sì, qui voleva portarlo avanti con la sola. Sì, Scalante in realtà regala un calcio d'angolo a me. Che calcio d'angolo per il Milan. Sembra che gli abbia detto a Vedetta che siamo arrivati quasi al 64esimo di questo secondo tempo. C'erano assolutamente recriminazioni. E allora calcio d'angolo per i rossoneri, 64esimo. Sono Tonali e Prendias subito fuori area, poi sei giocatori del Milan in area di rigore. Balotelli resta ultimo uomo sulla tre quarti avversaria, la battuta in mezzo, parte, il colpo di testa di d'angolo, di buon aiuto, ecco lontano, l'ultimo uomo riesce comunque ad anticipare Valeri, poi Rebic con l'apertura. Nuovamente Prendias. Prendias. Che regge da quelle parti. Buono il corridoio per Rebic. Rebic. Perde palla Rebic. Mannaggia. Riparte la Cremonese. Il lavoro a parte di buon aiuto. Attenzione. Che prova a far correre Okereke. Kier. Ferma Okereke. Fa ripartire Tomori. Vai, Brasser. Racchiale Laura. Brasser. Si prende qualche metro. Appoggia ancora. Tonali. Della ripresa, la giocata verso la Lulu, 65esimo di quel secondo tempo, dai ragazzi, dai, facciamo questo gol, dai, Tonali, Prendias, però non ci arriva, mannaggia, recupera la Cremonese, oh, lotta ancora per il pallone, ancora Messias, però tocca a lui ed è rimessa laterale per la Cremonese, dai, forza. Io mi stai richiamando, se non ho visto male, Leao, che ancora non è entrato in partita, le prime due iniziative fermate dagli avversari, lo voleva forse un po' più vicino ancora a Rebic. Abbiamo visto Righi fare, insomma, dividersi col croato. Ora riparte la Cremonese, e con questa palla di Milan con Prendias, mamma mia, numero di Prendias! Per poco, però, perché palla. Che palla di Benasser, punto per la Cremonese, mannaggia. Sì, esattamente, poi diceva Leao, perché gli ha detto, quando l'azione si sviluppa sulla destra, quando avanza Kalulu, tu devi tagliare verso il centro dell'area. Ovviamente, insomma, il talento è tantissimo. Recupera palla il Milan, con Messias ora, Messias, accelera Messias, mamma mia! Se ne fa tre Messias, però poi tutti che fallo, perché non è super meglio. Si ferma Messias, nessun dubbio, cartellino giallo. Secondo ammonito dopo Ghiglione, che però ha già lasciato il campo. Guarda, lei, troppo il fallo poteva fermare. Anche l'accelerazione qua, guarda. Spende l'accelerazione proprio. Oh, ma guarda.
Mi sembrano veloce. Pronto Tonali. Eh sì. Calcio di punizione, ammonito Vasquez nella Cremonese. Calcio di punizione per il Milan, quando si è fatto il 66esimo di questo secondo tempo. 66esimo, là mi arco di Navarro. Solita situazione, piccoli. 66esimo, mi arco di Navarro. Ah, non ti lascio di Navarro. Tomori va a servire proprio il numero 5, che è il giocatore più arretrato. Allora, Rendias. Leao. Leao. Elegante, Rebic. Rebic per Leao, che però viene di fare. Ah, mannaggia, non c'è di mannaggia. Deve essere la terza di questo secondo tempo. Ancora Leao. Leao, è un cross, madonna, Leao. Se colpi di Leao, colpi di testa, l'ho parato, perché non ho capito chi però. Essere in quattro parate nel primo tempo, un paio sicuramente molto importanti. La Cremonese. Però perché la palla di Leo era interessante, messa bene per il taglio di Messia. Se per il portiere deve avere la reattività di cambiare, diciamo, idea quando l'attaccante non colpisce il pallone, quindi buttarsi sulla traiettoria dei cross. Esatto. Pallone, traiettoria improvvisa. Ballo pure, come voi. Grazie. Leao deve dribblare. Leao. Dai Leao, bene, fa qualcuno. Dai Leao. Dai, continua nel fallo, protezione. Leao. L'arbitro ci pensa. Ferma il giù. E poi ferma. Era ferma più giù, bravo. Questo intervento sul numero 32 della Cremonese, atteso un istante. Questa invece è la situazione precedente, guardate. Pallone che viene soltanto sfiorato. E qui Carnesecchi con la mano sinistra aperta. Bellissima immagine, volo plastico come si diceva una volta. Era qui, non l'ha colpita. Ma non l'avesse presa, era gol di Leao da lontanissimo. Il cross, il tiro forte. Assolutamente. Valeria ha cercato Carella, è rifaltato la parata. La difesa del Milan che può ricominciare. La della Serra si è mettata in ultimo. Ma la prendeva sempre 0-0. Leao prova in mezzo a 3. Oh, guarda Leao. Non era proprio l'ultimo la mano. Concede solo la rimessa laterale. Mano Touré è pronto ad andare. Rebic. Accompagna il movimento Calù. C'è largo Messias. Ah, troppo lungo il passaggio per Messias. Mannaggia, non serve. Evidentemente Calù ha interpretato male. Nel corridoio avrebbe cambiato idea perché Valeri lo ha seguito. Ora siamo al 69esimo di questo secondo tempo. Rimessa laterale per la Cremonese. C'è anche un cambio in arrivo per la Cremonese. Pickel entra. Importante perché diciamo, ha gestito 3 o 4 palloni in uscita che quantomeno hanno impedito al Milan di riconquistarlo subito. Al posto di Castagnetti. In zona di campo la Cremonese è riuscita a fare quello che doveva fare, cioè a inaridire, a togliere spazi, a complicare la circolazione di palla del Milan. E Castagnetti da questo punto di vista è stata una figura chiave. Pur senza grandi squilli, però buona partita. Pronto Vasquez. Chier. Vasquez. Passa via la Cremonese con il 60esimo di questo secondo tempo. Arriva Leao. Leao. Qui c'è Paolo Leao, attenzione. Calcio di punizione per il Milan. Di Sernicola. E dunque calcio di punizione. Logica per un giocatore arrivato ovviamente con tante attese, con un investimento in pullone. E adesso avrà uno scampolo di gara di un momento non banale, perché è il 71esimo e Cremonese e Milan sono ancora sulla via. Tomori perde palla, mannaggia, poi ripartire la Cremonese. Poggia linea orizzontale, Pichel manovra il pallone e però perde palla la Cremonese, riparte il Milan, lo prendi via. Vai Folletti, non la perdere. Appoggia verso Leao, con l'altro spagnolo. Vai Leao, Leao. Leao. Leao, il cross in aria, ribattuto dai difensori della Cremonese, ma ancora Milan. Con Berasser. Un errore banale, concede una Calulu. Messias. Il cross in aria di Messias. E la parata del portiere del... cenno d'intesa con il suo difensore.
per entrare De Ketteler, proprio mo, cioè proprio mo tu vuoi mettere De Ketteler, magari cerca la profondità, vuole De Ketteler, non è troppo Charles, alto, la quando mi Lugiano manderai in estasi, invece fa Charles? servire calore sotto gli occhi tuoi, i tuoi Non ti può scaldare la candone se non mi mandi in Messias, estasi. Non vince due del so, Messias con Valeri, occhio a Messias, palla vertica, Messias! Arriva al fine Carmesecchi protetto da Ivo, Cercava! bravo Messias, Rebic, avrebbe poi perso diventato, palla ma ho fatto un vertice, bel cross, mi era staccato. riuscito a gestirlo, poi tocco dentro, comodo per il portiere cremonese, Mamma prova ad uscire, va, arriva alla fine dell'intervento di Carnesecchi, qualche timida protesta da parte di Messias e Tonali per un tocco di mano, si è servito di cross verso Rebic. Vediamo un rimpallo, è sembrato ciò più volontario. Questo il mio sta provando ad alzare. È chiaro che siamo arrivati ai minuti. Però ci con la mano, è la largo il braccio. Nonostante i cambi del Cremonese, sta facendo più fatica a risolvere. È vero che è un po' complicato perché da terra praticamente gli arriva sul piede con la schiena. Era largo l'arbitro, prova a ripartire. Il Milan a 17 più recupero, dai. Sì, primi minuti, diciamo, primi 10-15 minuti della ripresa, la Cremonese aveva provato a spingersi in avanti. Adesso poteva spingersi in avanti, ma l'arbitro ferma l'azione. Vede il fallo, c'è qualche protesta da parte di Sernicola, di Pichel e degli altri giocatori della Cremonese, ma l'arbitro ha visto il fallo a favore del Milan. Mentre sta per arrivare il momento di De Ketelaere, sto seguendo che Pioli approfitta ancora per dargli le ultime indicazioni. Quindi vediamo. Oh, ho detto, ma io non li ho, ma io li ho tirati qua. Ho tirato la maglia, esce il poeta spagnolo, bella partita, grande poeta spagnolo, si fa trovare sempre pronto. Stava anche per segnare, De Ketelaere. Va in via, stava anche per segnare qua. Ho detto bene. Ho detto bene ultimamente. Possiamo avere un grandissimo gol in federazione con la Juventus. Tredicesima presenza per il campionato, appena ma io sono titolare, l'ultima titolare è stata contro l'Empoli, era il 1 ottobre, questa dimostrazione di quello che chiaramente tutti sanno, cioè che nelle gerarchie non aspettavo, cioè, o non lo sentivo, però non era fatta. Non capito, ho fatto che non c'era Leao, allora, ha ricevuto il pallone da Benasser, Leao prova ad alzare, palla sul destro. Leao, scivola, mannaggia. Messia, Nicola. Cross, spazza via di peggio la Cremonese, no, ma non è spazzato in tribuna. Questo è un assedio! Un assedio dare la Cremonese. Milan, 75esimo. Arriverà prima poi il guizzo. Rebic. Rebic. Rebic, gran palla, De Ketelaere. De Ketelaere, cross, ribattuto. Ma perché? Vedi che te l'ha, gran palla di Rebic, De Ketelaere, aveva il pallone giusto. De Ketelaere a posto di prendere 10, ricordiamolo. Questo forse è lucido. Via! Di Rebic servito nel corridoio De Ketelaere che ha scelto di crossare invece di calciare forte, poi è stato trovato la posizione di Leao. Leao. Ora aiuto arriva invece alla fine in aiuto del Milan, Valo Touré, ma il pallone viene recuperato ancora dal numero 10 della Cremonese, tocco verso Pichel, messo la laterale per il Milan. Palla in out, 76esimo, rivediamo qui Rebic che danza, una meraviglia la sua veramente, poi l'appoggio per De Ketelaere, poi attento Bianchetti al posto giusto, ma poteva fare qualcosa di meglio, sicuramente numero 90. Lulu. Verticalmente Tonali, Valeri, realizzazione Tonali però. Poi compra la Cremonese, attenzione! Scalante dopo il primo intervento di Meite. Calulu, Tortomori verso Tonali, che era da Calulu! Calulu! Messias! Rebic! Ah, prende male Rebic! Lontana definitivamente, arriva buon aiuto per Ronaldo, ancora Messias, il secondo tempo! Valeri, lo vince, De Ketelaere! De Ketelaere, verso Tonali! Ancora verso De Ketelaere! Scivola De Ketelaere! Ma dai, non vedere così, non avete il giocatore! Ma vuoi dare? Tocco su Tonali! Tonali! Raddoppio di marcatura, cross di Tonali! Cross! Si allontanare, non definitivamente la parte di Pichel. Ma no, è ancora parla la Cremonese! E riparte! Madonna mia, ok, che state dando! Forse tocca per ultimo Kereke qui, che è stato sfortunato, ha fatto una grande giocata, ma ragione l'assistente, la rimessa del Milan, bravo anche Tomori!
quindi vediamo duello. Ma bestia, ma se era fuori la parte. Però non è falso strappo. Questo contesto, vediamo. Era toccata anche il rischio. Questa è la serie che perde per un attimo il... Ma, sarà bagnato il possesso Milan. 13 più recupero. Bene, oh, Wanyun! Oh sì, questa è la settesima, guarda che cosa era zero. Calma, Leo, bravo. Ha gridato, Leo, si può e ha urlato in faccia all'arbitro. Che da quando è entrato essere Nicolò? Gli ha urlato in faccia all'arbitro. Vedi, va. Punizione Milan. Vedi. Guarda, eccolo qua, nel momento del giallo. Giallo per Leo. No. Tonali, pronto a battere la punizione. Arriva anche Kier. Ci ripensa, prova a gestire questo pallone, la pressione da parte di Cernicola, quindi Bennasser, Bennasser velo verso Calulu, ancora Bennasser, Bennasser Calulu, c'è largo Messias, eccolo servito, falta pressione di Valeri su di lui, Bennasser cerca un corridoio, nuovamente Kier, ma Okereke a disturbare, Rebic verticale. Non un granché, favorisce cioè, riparte la Cremonese, attenzione! Avessi movimento Okereke. La pressione di Rebic. Altra finta di Okereke. Pallo di Rebic, Okereke. E cioè un buon calcio di posizione per la Cremonese. La vivacità di Okereke è un fattore. Un eventuale compagno si chiede scusa, secondo me è Cernicola perché iniziazione sull'alto destro sera, sì. Poi scelto di venire da questa parte, sono un po' complicato la calcio di produzione per la Cremonese, però poi nel momento difficile ha compensato comunque, è arrivato 79esimo di quel secondo tempo, questa parte del calcio di pressione, gare scalante, il colpo di testa da allontanare di Benasser, quindi Messias che prova a fare un giro, sbaglia, attenzione la Cremonese, ribatte il costino per fortuna, oh, ora è ancora Cremonese, pericolo, su quel lato altro giro palla Pichel, Nicola arriva l'intervento perfetto da parte di Tomori che chiude, Tomori deve andare a mettere la palla in calcio d'angolo, ma si può, si può la Cremonese, perché c'è anche bravo Maite a gestire quel pallone, il esterno è girato qui Cernicola. Che rapida per arrivare il giusto l'Italia per fare, Che è scalante. Ma che faccio d'angolo per la Cremonese, si è arrivato l'80esimo nel secondo tempo, o di più, bambi. Basta, sono volatili per diabetici, non segniamo. Alla profonda cercare proprio Bianchi. Sono volatili per diabetici, non segniamo. Tutto fermo, pallone era uscito nella sua traiettoria, dunque. Poi sto fatto che è andata a mettere la chiesa, vabbè, quello li vuole criticare. Secondo me. Ma questa nella roba più costante di me. Vabbè. Intanto quasi un po' di più, si parla anche di un possibile prestito proprio per fargli fare esperienza a livello di prima squadra. Tanto Bennasser ha servito Leao, vi ricordo che da domani ormai manca pochissimo, c'è finalmente sull'app qualcuno che ha il capolavoro di stavamo per insieme uscito l'app addon signore, ma dove l'ho chiamato a più Bennasser, cioè Milan è l'equipe di Milan, possesso Milan di Chetelare. Bennasser ancora il lavoro verso Leao. Aibu su di lui, Leao va verticalmente, Anned sbaglia il cross, Leao ho scontata come tipo di soluzione letta bene Leao oggi. E allora arriva il momento di Lazetic, Lazetic un momento in qualche modo stop, che ha fatto una tripletta con la primavera, ci arriva con la condizione psicologica
sicuramente molto buona. Ragazzo diciottenne al posto di Rebic, ha fatto la tripletta, e arriva anche Krunic al posto di Rebic, Kru, Kru, man, non mai nessuno, come mi ha posizionato, me ne vedremo, boh, teniamo, dai, entra Lazic, Lazic e Krunic al posto di Rebic e Tonali, dai, dai, facciamo questo cacchio di gol, portiamo a casa oggi, dai, è vero? In fase difensiva qualche pallone, chiaro che lui se deve fare riferimento offensivo puro nella gestione dell'attacco è, diciamo, fa più fatica in termini di caratteristiche. Dentro la sede c'è classe, siamo arrivati all'ottava duesimo di questo secondo tempo, gennaio del ora 2004. Il gioco riprende, Giroud senza Origi che è stato sostituito, rimesso laterale senza Rebic, il peso fisico dell'attacco, ora battuta da Calulu, giovanissimo, maglia numero 22, poi a campo anche Tonali, avete visto l'ingresso di Krunic, Tarusano. 83esimo, Tatarusano, Tomori, Tomori all'impostazione, 7 più recupero. Benasseri indica la strada, Tomori però preferisce andare da solo. Grande Tomori, numero di Tomori, oh Calulu, avanza Calulu, Calulu, il cross in aria, recupero il difensore della Cremonese, gli fa aiuto da solo quello, entrate Cristo Santo, aiuto! Il tiro di Chiereche ribattuto! Ancora Cremonese lì! Qualche d'angolo per la Cremonese! Che punti oggi! Ma insomma, nel calcio dei tre punti è chiaro che il Milan debba provare in tutti i modi a vincere. Lì scaraventa la bottiglia per terra! La bocca, no! Panchina, dai, con il bocca! 6 a saltare alla morbide, ha giocato l'angolo per la Cremonese, fuori messo dal fondo, per essere battuta dal Tartano, attenti il Milan soprattutto sull'out di destra, era stato con 3 in questo secondo tempo, dai ragazzi, oh, in copertura però Cernicolo, è vero che è entrato per dare un'occhiata Leao, ma quando poi in un paio di situazioni abbiamo visto il messo a posto corto, ora avanti con un tier di tiro, ovviamente il suo uomo di maggiore peso e capacità offensiva, e la Cremonese ha messo dentro Chiereche, che è l'uomo con più occasioni create e più dribbling riusciti fino a questo momento in campionato, ci sta voi. Da una parte e dall'altra Calulu, Calulu 5-20 più recupero, Messias, Messias prova l'uno contro uno con Valeri, Messias, Messias, il fallo, calcio di punizione per il Milan. Chiede per il Milan. È stato il più continuo Messias, se vogliamo pensare tutta la partita, anche come efficacia delle azioni che ha costruito. È la decima volta che vediamo questo duello con Valeri, che ha fatto il possibile un paio di volte, non è riuscito a tenerlo nel primo tempo, quella sgasata che ricorderete, poi col cross e adesso questa situazione con il cartellino giallo e il calcio di punizione. È pronto Bennacer, adesso è Tomori che resta paura, fare qua, finiamo a pareggio oggi con Calulu e Paloturi, sono gli unici tre fuori dall'area di rigore, oltre ovviamente a Bennacer che sta per battere. Kier con le indicazioni, 4 e mezzo più recupero. Benasser, oggi capitano, sono per battere un po' di punizione, come se avevate quasi hanno fatto sieste per questo secondo tempo, ribattute dai difensori, questa parte di punizione, rimessa laterale dall'attacco per il Milan. Vediamo se va proprio Benasser a battere o forse lascia Calulu, no? Sì, alla fine ci vede qualcosa che non va, si porta nella zona di Lazetic e di Escalante. Calulu molto probabilmente andrà lungo in area di rigore dove ci sono 4 giocatori del Milan, pallone profondo, tutto fermo, poi giallo, credo per Meite, ancora per le schermaglie di qualche secondo prima. Ah, Meite era, no? Gioca fermo, va a ripetere la rimessa laterale, okay. Pronto Calulu, anche Lazetic ci ha monito, tutti e due. Messias, Calulu, Rosti, Calulu! Testa ad allontanare da parte di Bianchetti in una situazione sarà fatta piuttosto complicata. Pallo pure! C'è la spinta di Pickel! Pallo su Pallo pure! La spinta di Pickel e dunque punizione per il Milan.
questo intervento. Andiamo a segnare quello là, sono da 7. Sono da 7. 8 7. Oh, hai capito che qua siamo i sgoccioli. Una grande palla, eh. Assolutamente. Forte, forte, se non ci arriva. Calcio di punizione per il Milan, dai! Guarda, pure quagliata la Cremonese, sta da ancora tempo! Uffa! È nervoso oggi! Tra i più continui, come ricordava Massimo Brosini qualche minuto fa, e quindi va a cercare... E vogliamo buttare dentro questa palla! Tutto questo fra un attimo però, perché... Meglio recupero di dare, oh, dopo un doppietto di tempo! L'arbitro facendo che tanto recupererà tutto, mancano due e mezzo... Grande calma, Valeri lascia il campo, mentre Quagliata dovrà avere una grande velocità per entrare, perché la Cremonese in questo momento è in 10, ovviamente, per andare a prendere la posizione. Pronto Bennacer. Calcio di posizione per il Milan, dai! La battuta con Mancino. Parte con la rivoluzione, il tiro di Calulu, alto, mannaggia la miseria, mannaggia. Non la vedo nera oggi, la vedo nera proprio oggi. Speriamo che niente. Maglia numero 33. Vediamo quanto era di recupero. In questo finale, Giacomo Quagliato se la prende comoda. Carne secchi, va a rinvio lungo. Carne secchi, il portiere del Cremonese, a raggio lungo, di Messia. Colpo di testa. Fatta rimbalzare Vasquez. La palla alla Cremonese, tanta polenta. Che intende di Pichel. Fase molto confusa, Lazetic alla fine di Chetelare si trova il pallone da poter gestire, l'appoggio su Bennacer, Calulu 89-10, fra poco vi diremo quanto sarà il recupero. Messias prova ad accentrarsi, Messias un'altra volta con la di City, guarda la palla per Leao, si corre il clamoroso, ma basta vincere, ancora non per lui, ma al posto giusto il difensore della Cremonese, ma recupero quanto ancora disegnare Calulu, altra giocata. Beh, oh. Calulu. Se non ho visto male 5. Calulu. Però, schiacciato dalla lavagna, palla messa in mezzo. Oh, mamma mia! Messias è anticipato. 5 minuti di recupero in arrivo. Pallone che arriva proprio dalla zona del quarto uomo. Sarà diversa laterale. Ancora la passione di giocare prima del 90esimo. Pronto ad andare in Calulu. Tanto Pioli e Raccattapalle hanno qualcosa da dirsi, ma sembra tutto piuttosto bonario. Calulu. Di Calulu Escalante vince questo duello, cercare O'Kerry, che il pallone è troppo centrale, O'Kerry che si lamenta, ufficializzati 5 di recupero che cominciano adesso. Iniziati 5 minuti di recupero, 3 secondi ancora da giocare, e ancora 5 minuti per insegnare, dai! Occhio a Leao, Leao palla a metà strada, sbaglia Leao, fa ripartire la Cremonese, profondo di carne secchi, per non rischiare la giocata profonda, per poco non si complicava la vita dietro Tarusano, la squadra di Alvini. Mila che può andare, 90-35. Calulu si fa vedere, Krunic lo ignora, Calulu Escalante sulle sue tracce, Tomori. Appoggio verso Tomori, palla larga per Bairo Touré, stavolta si è centrato Leao, la giocata è per lui, Leao. Sempre Aivu in pressione sul 17, il tocco verso Bairo Touré, Bairo Touré, il cross in aria, troppo lungo, va giù Messia, contrasto con Quagliata, qualche timida protesta rossonera, ma poi falli in attacco probabilmente. Arbitro ferma il gioco, all'Inter va che sono Renato da gennaio. Fischiare ma non fermato il gioco. Possiamo andare a controllare le condizioni. Sì, all'inizio proprio non aveva fischiato, ma chiaramente scendo che era tutto buono, poi però ha fermato il gioco col pallone che era ancora in campo. Questo è l'intervento. Ma l'Inter si è quasi meglio. Cipro che
trattenute da parte dei due giocatori, sia da parte del difensore della Cremonese. Era la scelta giusta da quella iniziale, cercava di lasciar correre, poi ha fischiato in ritardo un fallo in attacco, perché da tanti quando ormai dice sì, esatto, primo intervento di Marelli al 92esimo, rinvio da parte di Carnesecchi che cerca la profondità. Okereke che sfiora il pallone col petto, Calulu in vantaggio, è lui che allontana. Calulu spazza quando arriva davanti al 92esimo in questo secondo tempo. Vasquez, insiste ancora il Milan, Calulu in qualche modo, Meite con questo colpo di testa che favorisce Pichel. Palla troppo timida per Sernicola, il contrasto di Chetelare, arriva anche il puro fallo un po'. Anche il cartellino giallo. Un palla, palla. Contrasto fra i due. Pichel aveva messo un pallone un po' troppo timido verso il suo compagno. Non è che me l'ho messo al bambino. Sulla caviglia dell'avversario. Sì, però se vedi chiaramente prima cercava col collo di intervenire. Poi andando avanti il pallone sfilando, non è un intervento secondo me cattivo. È brutto forse da vedere, non è assolutamente cattivo. 93esimo in corso. La Cremonese. 2 minuti da giocare. La battuta profonda da parte di Bianchetti che vuole e riesce a servire. Oh! Che poi tira in porta con Tatarusello. Ma segniamo la Cremonese. Però ha fatto veramente il massimo. Il numero 10 della Cremonese. C'è può ripartire dall'altra parte. Ballo pure. Tocco verso Bennasser. Bennasser, vai! Dai Bennasser. Avanza il numero 4 del grande Ismael! Vai Calù! Vai dai ragazzi! Va la giocata verticale. Mannaggia la miseria, sfortuna pure, smette. Fa l'intervento di Bennasser è irregolare. Ma vaffanculo. È stato preziosissimo l'intervento da parte di Buonaiuto. È riuscita ad anticipare l'avversario. E alla fine attenzione perché si accende... Rarissimo, pure, madonna. Sei andato da Meite, è andato. Sì. Ma Meite! Non sei un danno, e poi il mio padre è il Milan. Che cazzo vuoi? L'intervento dell'arbitro, tutti a protestare dalle parti dell'arbitro. Quindi vediamo, intanto Buonaiuto che fa una cosa importantissima. Poi Bennasser commette fallo, non ha alternative. Poi qui Pichel. Allora, Pichel aveva spinto Balduré. Balduré gli ha dato una botta col petto. Questa è la situazione precedente con Buonaiuto, il riflesso da parte di Tatarusano. Adesso ci sono due palloni in campo e un discreto momento di confusione. 94-20. Chiaro che la Cremonese non ha particolarmente fretta. E altro arresto. Non lo vedo. Ma cosa devo fare? Non è d'accordo, la Cremonese sta ridendo. Giocata profonda a cercare qualcosa che alla fine però è un colpo di testa del Milan. Ma Meite si trova ancora il pallone fra i piedi, va a cercare Okereke, Tomori è in vantaggio, Okereke con la sua velocità la tiene in campo. Kier, dai! Milan, Kier, la giocata verso Messias. Sta per cominciare il sesto minuto di recupero che si dovrebbe giocare. Dai Calulu, dai, mi piace! Mi andate a recupero, mi sa. Non ho sbagliato il turchio! Alla fine è la serra! Prova a girare ancora una volta su Messias. Il suo nuovo Messias dalla sua parte, ancora Bennasser. Dai, Bennasser! La verticalizzazione, Pichel su di lui, il tocco dentro. Occhio a Lazetic, prova Lazetic! Campo! Il tiro di Lazetic! Oggi è tutto per gatti. Sì, bravissimo, sia a tenere il fisicamente, ma poi secondo me col tacco. Chiami tu, di là il gas sta mettendo. Una buona fortuna, poi ha calciato male di sinistra. Ragazzi, un bravo. Che ha risultato come un gol sul pallone. Poi siamo fretta, ci vuole che si fischia là. Non devi perdere tempo, Carnesecchi. Porchiere, sta dicendo Carnesecchi. Vuole far arrivare il 96esimo. Ci stai pure arrivare. Pronto per il rinvio. E finisce qui, finisce il 0-0 tra Cremonese e Milan. Milan che non riesce dunque a passare nonostante tanto possesso palla, nonostante una presenza miseria per scasso. Scintille che si accendono ancora. Ancora sono attese come nel finale di partita. Adesso una rissa vera e propria. Partono tutti anche dalle panchine, ci vuole adesso. E poi me la sono presa la partita, si vedeva già che doveva andare così. Insomma, tu
sei stato. È chiaro che è stata una partita di enorme intensità agonistica per il Milan, che voleva i 3 punti da cercare fino alla fine per la Cremonese, che ottiene un risultato importante. Guarda, io non ho parole di questo parente. Schermaglia, qualche scintilla finale 0-0 a Cremona, Allozzini tra Cremonese e Milan. Vabbè, andrà meglio la prossima, dai, forse posso anche vedere il mare. Un pareggio, un metro sconfitto, però comunque la Cremonese avremmo dovuto vincere. Vabbè, ci sentiamo alla prossima. Buona serata a tutti. Un bacio grande. Ciao. Ciao.